Italia 2018, ci troviamo allo stand della Digisoft SPA e siamo in compagnia di Cecilia Daguanno. Buongiorno Cecilia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti voi. La responsabile marketing dell'azienda e Guido Panigada. Buongiorno a tutti. Il responsabile commerciale. Allora noi cominciamo da Cecilia per farci spiegare intanto le novità portate qui a Venditalia 2018. Bene, guarda, questa edizione per noi è un'edizione importantissima perché noi abbiamo festeggiato 30 anni nel 2017, quindi questa edizione di Venditalia è la presentazione di una nuova Digisoft, una Digisoft che si presenta con una modernità fino adesso in realtà un pochino, no, spenta. Quindi abbiamo presentato, cogliamo l'occasione del Venditalia 2018 per presentare la nostra nuova veste, e che non è soltanto un vestito, no? È un'affermazione di una volontà, di una strategia per il futuro. Alle nostre spalle infatti c'è un'immagine molto forte, che è quella del David, che abbiamo scelto perché? Perché noi vogliamo affermare fortemente al nostro mercato di riferimento, ma ancora di più al mercato internazionale, che noi siamo un'azienda italiana. E quindi noi scegliamo un'immagine che rappresenta l'italianità nel mondo per rafforzare questo concept. Abbiamo creato un nuovo logo e questo logo ha un significato perché sottende un payoff molto forte, e il payoff che presentiamo è Homo Vending 5.0. La prima parola è Homo, che poi riportiamo stilizzata nel nostro logo, perché noi crediamo fortemente nella centralità dell'uomo in tutte le attività, non solo di questo settore in generale, ma che comunque per quanto possono avere delle caratteristiche di tecnologia, di scientificità eccetera, non possono prescindere dalla centralità appunto della figura umana. Homo Vending 5.0, vending perché è il nostro settore di riferimento, da 30 anni lavoriamo in questo settore, quindi è in assoluto il centro delle nostre attività, e 5.0 che è probabilmente l'aspetto più importante del nostro messaggio al mercato durante questa edizione di Venditalia per il futuro, ossia noi abbiamo una visione che è quella appunto dell'azienda 5.0, ossia un futuro fortemente digitalizzato, un futuro fortemente spinto nell'uso della tecnologia e legato sempre più a un'idea di intelligenza artificiale. Stiamo cercando di portare avanti quest'idea sapendo che probabilmente lo facciamo con un po' d'anticipo rispetto a quello che è la tendenza del mercato, ma ci crediamo fortemente, tant'è che nella gamma di prodotti che presentiamo in Venditalia c'è anche un prodotto che è appunto una soluzione di intelligenza artificiale. Chiediamo dunque a Guido Panigada quali sono i nuovi prodotti. Guido, vieni qui un po' più vicino a me, entra in campo e spiegaci a questo punto, dopo la presentazione di Cecilia, quali sono questi quattro prodotti. Dunque, i prodotti Digisoft sono una suite completa e strutturata per la gestione del nuovo vending. Noi amiamo chiamarlo clever vending e non smart vending, perché riteniamo che l'uomo sia rigorosamente centrale anche nel vending che verrà. Il prodotto principale è Vega VMS, Vending Management System, e si occupa di tutti i processi di business tipici di una compagnia di gestione. È il prodotto storico, è sul mercato da 30 anni, per cui immaginatevi quante funzionalità sono state inserite in questo prodotto e quante ne verranno inserite in futuro man mano che i nostri clienti, che sono oltre 450, ci chiedono novità e nuove funzionalità. Il secondo prodotto invece si chiama Vega Field. Vega Field è un tool web-based per la gestione delle telemetrie e di tutta la parte real-time del vending. Attraverso questo tool noi potremo controllare la giacenza temporale della macchina, visualizzare i giri e i tour, visualizzare allarmi in specifiche dashboard per ispettori, capi area, registi, team leader e così via. Per cui diventerà lo strumento principale per il controllo sul campo di quello che sta succedendo. Il terzo prodotto invece è Vega Touch, che è una suite completa di dispositivi, di soluzioni e di app per Android e iOS per la gestione delle attività sul campo, per cui parliamo di mobile CRM, parliamo di merchandiser, parliamo di refillment, parliamo di pre-kitting sia interno all'azienda che direttamente sul furgone, tutte cose che sono retrocompatibili chiaramente col parco attualmente esistente di PDA, perché il nostro obiettivo non è quello di cambiare il settore, è quello di farlo evolvere. L'ultimo prodotto, non in termini di importanza, è Vega Optima. Vega Optima è il primo motore
di intelligenza artificiale per la gestione e la generazione di giri, di visite e di planning delle attività da effettuare sul campo. È uno strumento estremamente sofisticato, stiamo parlando di un algoritmo in grado di elaborare milioni di informazioni e di creare scenari di qualunque genere. Verrà rilasciato a settembre, abbiamo qua in Venditalia una pilota funzionante che ci sta dando risultati strabilianti in termini di efficienza, velocità di computazione e soprattutto saving, sia di risorse interne sia di risorse esterne. Per cui siamo sul pezzo e il vending che verrà noi lo stiamo già gestendo. Il futuro è oggi. Il futuro è oggi e per noi il futuro si chiama 5.0, quindi crediamo fortemente di essere i primi. Noi crediamo nel vending 5.0 che al centro, ripeto, al di là della sofisticazione che si può dare agli strumenti, al centro ha sempre comunque l'uomo e quindi le competenze e quindi la nostra storia. Guido, voi ormai con questo trentennale mostrate al pubblico del vending la vostra esperienza in toto, andando a proporre davvero il futuro. Io ho visto poco fa quello che accadeva sui vostri monitor e sono rimasto davvero sconcertato per il modo in cui siete riusciti a concepire questi prodotti. Chapeau. Grazie mille. Allora, considerate che sono 30 anni che ci occupiamo di software per il vending. Questo vuol dire che abbiamo accumulato, oltre a delle competenze sul settore, anche una serie di abilità, di caratteristiche che sono diventate nostre genetiche per capire il problema in tutti i possibili dettagli e farlo diventare un problema soluzionabile con una soluzione software. Per cui la nostra capacità non è solo quella di fare un buon software, è fare un buon software per il vending, senza mai scordare tutto quello che abbiamo appreso negli ultimi 30 anni dai nostri clienti. Questo è il segreto della nostra visione. Uno sguardo sul futuro senza mai scordare il passato che ci appartiene e che ci ha dato finora grandi soddisfazioni. Ne vedrete delle belle, ma soprattutto ne vedranno delle belle i paesi europei e in futuro molto probabilmente anche gli Stati Uniti, perché Digisoft ha mire espansionistiche nei prossimi 5 anni estremamente importanti. Ma di questo ne parleremo prossimamente proprio sugli schermi di vendingnews.it, il quotidiano di informazione dedicata alla distribuzione automatica, leggibile anche in altre 14 lingue. Un indirizzo di posta elettronica da dedicare a loro che vorrebbero entrare magari in contatto con voi. Io con gioia do il mio indirizzo di posta elettronica, che è cecilia.daguanno@digisoft.it, e vi invito anche a visitare il nostro nuovo sito, che è www.digisoft.it. Cecilia, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Guido, grazie. Grazie a voi e ci vediamo su questi schermi. Noi nel frattempo continuiamo, restate qui perché Venditalia 2018 continua con tantissime altre novità e sorprese.